Ciao ragazzi, buon martedì, benvenuti in questo nuovo video a tema Harry Potter. Oggi video unboxing Loot Crate. Ho deciso di acquistare una nuova Wizarding World Loot Crate e non è che lo abbia deciso adesso, visto che questa è la Loot Crate di novembre 2017. Ebbene sì ragazzi, c'era un coupon all'epoca, l'ho acquistata, l'ho pagata circa 34 euro, quindi neanche pochissimo, visto che il prezzo pieno è circa di 45 euro. Avevo deciso di prenderla, di portarla sul canale, ma tra un ritardo e l'altro mi è arrivata praticamente a febbraio 2018. Non l'ho ancora aperta, ho aspettato e quindi adesso l'apriremo assieme. Ma già la cosa che mi fa storcere il naso è che è piccolissima. Credo sia la box più piccola che io abbia mai visto. Davvero minuscola, dubito ci sia una maglietta all'interno, anche perché significherebbe che conterrebbe solo la maglietta, visto che è sottilissima. Io incrocio le dita, spero di non aver buttato 35 euro e che anche questa volta sia una delusione, visto che le ultime box che avevo acquistato mi avevano parecchio deluso. Ragazzi, andiamo ad unboxare questa e incrociamo le dita. Tagliamo il nostro sigillo e vediamo cosa contiene. Apriamo la box, faccio sbirciare prima voi e vediamo cosa contiene. Ditemi che non ho buttato 35 euro. Spero davvero di no. Vediamo cosa c'è all'interno. Beh, si capisce ben poco, ma vediamo già nella scatola l'orologio della famiglia Weasley. Io direi di cominciare a tirar fuori la roba. Vedo poca roba, vedo che non c'è un Funko Pop, ma lo potevo già dedurre dalla scatola. Ragazzi, tiriamo fuori questa e vediamo cos'è. Vediamo cos'è, vediamo cosa hanno inserito in questa box. Credo sia una sorta di sciarpa. Vediamo. È molto morbida, dobbiamo riconoscerglielo. Vediamo cos'è. Credo proprio che sia l'arazzo della famiglia Black. Ragazzi, oggetto naturalmente ufficiale. E vediamo. È davvero enorme. Sì, credo sia proprio l'arazzo della famiglia Black. Devo dire che questo non è affatto male. Credo che sia una sorta di pashmina, una sorta di foulard da donna, ma devo dire che tutto sommato non mi dispiace. Questo non mi dispiace, potrebbe anche andare appeso ad un muro, si potrebbe incorniciare volendo, anche se servirebbe una cornice davvero gigantesca. Però apprezzo molto l'idea, mi piace. Ok, questo direi che è promosso, quindi lo mettiamo qui da parte. Idea carina e mi piace. Qui troviamo una cravatta. Io avevo già una cravatta di Hogwarts, me l'aveva regalata il mio amico Simone, ed era quella di Serpeverde. Fortunatamente questa box l'avevo richiesta a tema Grifondoro, ed ecco che mi è arrivata questa cravatta di Grifondoro. Qui troviamo cucito il simbolo, il leone dei Grifondoro, ed è una sciarpa, no, una cravatta molto molto carina. Direi che per un cosplay può andare benissimo e mi piace, l'apprezzo. Questa qui non è confezionata benissimo, nel senso che è arrivata direttamente in una busta trasparente, però almeno è ufficiale sotto licenza e quindi ci sta. Carina anche la sciarpa, nulla di eclatante, ma molto molto carina. Ora troviamo anche la nostra spilletta, che adesso andiamo a vedere assieme. Vediamo quale abbiamo trovato, questa c'è sempre in ogni box. Mi dispiace che non ci sia la maglietta, purtroppo, visto che fa sempre piacere riceverla. E all'interno questa volta troviamo una spilletta col diadema di Corvo Nero. Beh, da ammettere che è fatta davvero bene, molto molto carina, ma non mi fa impazzire, nel senso che, visto che mi sono perso tutte quelle precedenti che sono sempre state a tema Horcrux, mi fa piacere che sia fatta bene, ma non lo so, mi fa storcere un po' il naso visto che non ho le altre, ma capisco che è un problema mio. E poi, ultimo articolo qui dentro, già finito, ragazzi, c'è il libro delle bacchette.
Che delusione, ragazzi, che delusione infinita, visto che io ce l'ho già, ho quello di Panini Comics, hanno inserito questa versione ridotta, che comunque è fatta bene, è uguale a quella che ho io, solo che naturalmente è in lingua inglese, quindi capisco che magari chi ha ricevuto questa box ed è di lingua inglese, ed è appunto inglese o americano, ha trovato un bel regalo, visto che quel libro costa circa 30 euro. Quindi a me fa storcere il naso perché ce l'ho, perché non me ne faccio niente. E poi ci sono solamente 4 oggetti, quando la pubblicità dice chiaramente da 5 a 7 oggetti. Questa cosa mi dà un po' fastidio, visto che la pubblicità, appunto, come vi dicevo, dice almeno 5 oggetti, e per 35 euro io mi aspetterei qualcosa in più. Direi che, visto che la versione normale di questo libro costa circa 30 euro, questa la valuterei tranquillamente 10 euro. Poi abbiamo la spilletta, che è fatta bene e che valuterei intorno ai 4-5 euro, diciamo 5, quindi abbiamo 15 euro di roba. La nostra cravatta, che valuterei tranquillamente altri 10 euro, visto che non è confezionata in ogni caso e non è particolarmente elaborata, quindi arriviamo intorno ai 25 euro di merce. E poi anche questa pashmina, che valuterei intorno ai 15 euro, diciamo così, e quindi arriviamo intorno ai 40. Volendo proprio mettere altri 5 euro sulla cravatta, potremmo arrivare attorno ai 45 euro di valore, quindi al massimo si andrebbe a pareggiare il valore dell'intera box, che ufficialmente costa 45 euro. Quindi non ci vedo questa grandissima convenienza. Come al solito, io direi che con 45 euro potrei tranquillamente acquistare un prodotto Noble Collection a mia scelta e non buttare i soldi in cose come ad esempio questo libro che già possiedo e che quindi non me ne farò niente, magari più avanti ci farò un giveaway, vedremo. E ragazzi, niente, la cosa più bella sicuramente è questa qui, questo arazzo, che magari un giorno potrei anche appendere. Per il resto, sì, carino, ma il gioco non vale la candela, secondo me. Non so se ne acquisterò ancora altri in futuro, fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate, se sono io ad essere prevenuto con questa box o se anche voi la pensate come me. Mi raccomando, sono interessatissimo alla vostra opinione. Ragazzi, qualora il video vi fosse piaciuto, lasciate un mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale qualora non foste iscritti. Se vi piace questa felpa di Pickle Rick, ragazzi, trovate sotto in info box il link a Pampling dove l'ho presa e utilizzando il codice 7potter avrete anche il 15% di sconto su tutti i prodotti. Bene ragazzi, io a questo punto vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video potteriano. Mi dispiace se sono stato un po' polemico oggi, però nonostante i tempi di attesa biblici, visto che sono passati circa 4 mesi per ricevere questa box, mi aspettavo qualcosa di meglio. Io vi saluto e, ripeto, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!